Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma anche del sonoro. Professore? Sì, mi sentite adesso? Finalmente la sentiamo. Mi sentite? Benissimo. Perfetto. No, dicevo che il diritto all'autodifesa da parte degli ucraini è indiscutibile, è un diritto naturale che un aggredito possa e debba difendersi. È discutibile che senza i nuovi invii di armi decisi dall'Europa, dalla NATO, eccetera, Putin sarebbe arrivato ai confini polacchi, intanto perché l'Ucraina era stata molto armata negli anni precedenti e il suo esercito sulla base degli armamenti in dotazione al momento dell'invasione era in grado di resistere, e perché non è detto che nelle intenzioni dell'aggressore ci fosse la conquista di tutto il paese, anche perché avrebbe comportato dei problemi giganteschi poi di controllo. Quindi sono tutte valutazioni. Mi permetto però di dissentire, Marco Revelli, nella misura in cui c'erano colonne di mezzi pesanti che puntavano direttamente a Kiev, che geograficamente si trova assai lontano dal Donbass, se quella era la rivendicazione territoriale che lo stesso Putin oggi ha rivendicato nel discorso della parata. No, sto dicendo che non è detto che l'obiettivo fosse quello di conquistare l'intera Ucraina, non di dare un colpo alla capitale, che ci può stare, ma io non sono un esperto di cose militari, mi sono imposto di non parlare di temi che non conosco, certo. Sono un politologo e parlo di quello che so, non so nemmeno bene quale sia la differenza tra armi difensive e armi offensive, mi limito a registrare all'interno delle voci ufficiali del nostro governo, di due ministri, delle dichiarazioni allora, contraddittorie. Chiaro. Credo che sia stata improvvida la dichiarazione del nostro ministro della difesa sul colpire basi russe al di fuori del territorio. Siamo riusciti a stabilire, Revelli, la fermo, tanto torneremo a parlare di questo e c'è anche Bonafè che dovrà replicare. Voglio solo concludere il però discorso, mi perdoni, altrimenti se la interrompo c'è una ragione ben precisa, abbiamo un inviato